Benvenuti a tutti a questo spazio della parola a Francesco ai Giovani. E oggi ho con me la gioia di avere in studio Suor Maria Rosaria, buongiorno. Una suora giovanissima, e poi anche Chiara, questa ragazza buongiorno. Che ci racconterà anche della sua esperienza, ecco, di discernimento vocazionale. Sì. E poi abbiamo collegati con noi anche dei giovani da Napoli. Un gruppo di giovani che hanno fatto proprio della preghiera una loro, ecco, un loro stile di vita. Hanno fondato un gruppo chiamato Scintille di Luce e più tardi proprio ci racconteranno loro di questa esperienza forte. Benvenuti a tutti voi, Giovanni, Carmela, Catello e Daniele. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie a voi. Ecco, benvenuti, ecco, vedo Daniele, ben collegati con noi. Oggi parliamo di giovani e preghiera. Prendiamo in considerazione le catechesi sul discernimento che Papa Francesco sta portando avanti ogni mercoledì. Questo mercoledì non c'è stata la catechesi perché alle ore 11 si è svolta in Basilica una celebrazione eucaristica per la commemorazione dei fedeli defunti. In particolare il Papa ha celebrato per i vescovi e i cardinali defunti in questo anno. Domani sappiamo tutti che il Papa si prepara ad affrontare il viaggio apostolico nel Bahrain, ma oggi vogliamo commentare una catechesi che il Papa ha tenuto lo scorso 28 settembre, quando ha parlato proprio della preghiera come elemento essenziale per il discernimento. La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale. La preghiera è saper entrare in intimità con il Signore. Non è recitare preghiere come un pappagallo, dice il Papa, ma la preghiera è familiarità che vince la paura. Ascoltiamo le parole del Papa. La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgersi a Dio con semplicità e familiarità, come si parla a un amico. Il saper andare oltre i pensieri, entrare in intimità con il Signore, con una spontaneità affettuosa. Il segreto della vita dei santi è la familiarità e confidenza con Dio che cresce in loro e rende sempre più facile riconoscere quello che a Lui è gradito. La preghiera vera è familiarità e confidenza con Dio. Non è recitare preghiere come un pappagallo, bla 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 bla, no. La vera preghiera è questa spontaneità e affetto col Signore. Questa familiarità vince la paura, vince il dubbio che la sua volontà non sia per il nostro bene, una tentazione che a volte attraversa i nostri pensieri e rende il cuore inquieto, incerto o amaro pure. La preghiera è familiarità con Dio, è un aiuto indispensabile per il discernimento. Daniele, ecco, tu sei un giovane in discernimento vocazionale, no? Stai anche studiando, ti stai preparando per diventare un sacerdote, seminarista. Il Papa afferma che la preghiera ci rende familiari con Dio. Tu, ecco, personalmente, quando hai capito per la prima volta che la preghiera era un elemento indispensabile per la tua vita spirituale? Beh, mi piace partire dal significato della parola discernimento, perché spesso c'è un po' di confusione su questo termine.
Per me il discernimento è dividere, significa proprio dividere quella che è la volontà di Dio dalla nostra volontà, che non sempre coincide, forse quasi mai, perché l'aspettativa umana è sempre diversa da quella di Dio, dal progetto che Dio ha su di noi. Quindi, quando mi sono reso conto dell'utilità del discernimento, a prescindere magari dalla vocazione sacerdotale, quando ho avvertito la necessità di fare chiarezza sulla mia vita, quindi di capire quella che era la verità, la mia verità, perché se crediamo che Dio ci ha creati, dobbiamo anche essere consapevoli che Dio, il Signore, ha un progetto su di noi, che è quello vero, che è quello giusto per noi. E ho avvertito la necessità appunto di fare discernimento e quindi l'importanza della preghiera, che per quanto mi riguarda è l'unico mezzo che può farci fare un sano discernimento, quando sentivo il desiderio di essere autentico, perché spesso ci troviamo in situazioni quotidiane che non ci rendono autentici, e quindi questa voglia di capire quella che è la volontà di Dio su di me ha fatto sì che io mi mettessi in discernimento con la preghiera. Perché è importante? Per preghiera non dobbiamo intendere solo quella formale, e quindi, come diceva il Papa, il bla bla bla, 100 rosari al giorno oppure 1000 Padre Nostri. Certo, sono importanti, magari per una fase iniziale e una fase finale della preghiera, ma per me preghiera significa anche silenzio, quindi mettersi in ascolto di ciò che Dio vuole dire. E credo che Dio ci parla davvero quotidianamente, dobbiamo solo avere il coraggio e la pazienza di ascoltarlo. Grazie Daniele, davvero si sente, si percepisce, ecco, attraverso le tue parole, dal modo con il quale anche ti esprimi, una maturità, ecco, un cammino davvero bello di intimità con il Signore, di familiarità con Dio, come ci ha detto il Papa. Tu insieme con Giovanni, con Carmela, Catello e anche altri giovani vi siete ritrovati, ecco, in un momento particolare in questi ultimi tempi, no? Sappiamo anche del periodo della pandemia, a ritrovarvi proprio uniti attraverso la preghiera. E voglio rivolgermi proprio a te, Giovanni. Ecco, sto parlando di questo gruppo, di questa esperienza chiamata Scintille di Luce. Da dove proviene questo nome e come è nata questa esperienza? Con il cuore a Međugorje, dopo diversi pellegrinaggi, sentivo proprio nel cuore di portare in un certo senso questa luce, questo profumo di bellezza, no? Di interiorità che avevamo avuto in questa esperienza a Međugorje, e quindi sentivamo in un certo senso, dopo aver letto il libro di una suora Elvira, che ha fondato questa comunità per i tossicodipendenti, ragazzi che vengono dal mondo delle tenebre, e dopo aver letto come gruppo questo libro Scintille di Luce, suora Elvira diceva proprio che noi siamo delle piccole scintille di Maria nel mondo, visto che proprio la Madonna è la stella che brilla nelle tenebre del cuore umano, e così noi vogliamo essere d'esempio a Maria ed essere delle piccole lucine, delle scintille, per illuminare noi stessi e allo stesso tempo illuminare il volto, il cuore delle persone che incontriamo. Quindi diciamo che ecco, così nasce il gruppo. Vediamo siamo un po'... Sì. Giovani. Sì, Giovanni, ti chiedo scusa. Vediamo un attimo il servizio proprio che è stato preparato sul vostro gruppo con le vostre testimonianze. Ascoltiamo. Pace a tutti, io sono Giovanni del gruppo Scintille di Luce. Come nasce il gruppo? Il gruppo nasce da un desiderio nel cuore a Međugorje
dopo aver letto il libro Scintille di Luce di una suora, sorella Elvira, che ha fondato questa comunità che dà recupero ai tossicodipendenti, tutti coloro che vengono da situazioni e vicende del male. E mi ha colpito proprio questa frase, scintille di luce, così sentivo nel cuore l'esigenza di portare anche il messaggio agli altri. E così abbiamo deciso di, l'ho proposto agli amici, iniziare dei momenti di preghiera, e man mano che andavamo avanti sentivamo proprio l'esigenza di portare la luce a tutti e di fare questo passaggio che va dalle tenebre alla luce. Ciao, io sono Carmela. Ciao, io sono Catello. Veniamo da Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Il nostro cammino di coppia è iniziato esattamente 10 anni fa e abbiamo consacrato il nostro matrimonio nel 2017. E diciamo che la nostra unione è stato proprio il frutto della preghiera. Entrambi infatti abbiamo sempre pregato affinché il Signore ci mandasse la persona che Lui aveva scelto per noi, e ci siamo incontrati. La preghiera per noi è fondamentale, ecco perché durante la giornata cerchiamo sempre di ritagliarci un po' di tempo per pregare insieme, oltre alle preghiere che facciamo insieme alle altre famiglie. La nostra preghiera è il rosario, e attraverso il rosario noi ci sentiamo stretti a Maria, la nostra mamma celeste, e grazie a lei riusciamo a metterci più in comunione con il Signore. Io sono Antonino del gruppo Scintille di Luce. Pregare insieme agli altri giovani per me è un po' riscoprire il senso di quella chiesa nascente, un po' fare l'esperienza anche di tutti i discepoli che nei momenti difficili, nei momenti delle prove della vita, dove tante volte si sperimenta la solitudine, la delusione, la malizia, ci si ritrova insieme per pregare. La domanda cosa significa pregare il rosario, credo che la risposta si trovi nel volto di questa statua che rappresenta la Vergine Maria, che è la madre di Gesù Cristo ma la madre di tutti noi. Quindi durante la preghiera del rosario, oltre a contemplare i momenti più importanti della vita di Gesù Cristo, credo di riuscire a capire l'affetto e la protezione una madre dolce, misericordiosa. Pregare non è soltanto ripetere delle formule, leggere delle preghiere già scritte. Pregare è inserirsi in un flusso d'amore continuo, un flusso d'amore che c'è da Cristo e Dio Padre, un amore da poter portare nel mondo, un amore di cui vivere. Ecco, ma nel discernimento si possono incontrare anche ostacoli a decidersi per il Signore, e sono ostacoli affettivi, dice il Papa, ostacoli del cuore. Ascoltiamo quello che dice il Papa e poi lo commentiamo insieme. Il discernimento non pretende una certezza assoluta. Non è un chimicamente puro metodo, no, non pretende una certezza assoluta, perché riguarda la vita. E la vita non è sempre logica, Presenta molti aspetti che non si lasciano racchiudere in una sola categoria di pensiero. Vorremmo sapere con precisione cosa andrebbe fatto, eppure anche quando capita, non per questo agiamo sempre di conseguenza. Quante volte abbiamo fatto anche noi l'esperienza descritta dall'Apostolo Paolo, che dice così: io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Tante volte. Non siamo solo ragione, non siamo macchine, non basta ricevere delle istruzioni per eseguirle.
gli ostacoli come gli aiuti a decidersi per il Signore sono soprattutto affettivi, dal cuore. Suor Maria Rosaria, ecco, tu come suora ti ritrovi spesso, no, ad ascoltare i giovani. Ti capita, ecco, mentre li ascolti, di riprendere quel filo rosso dietro il quale, ecco, anche attraverso quegli ostacoli affettivi che loro ti confidano, di riscoprire e ritrovare il passaggio di Dio nella loro vita, quella che noi chiamiamo vocazione, no, chiamata. Come fai a capire che dietro quell'ostacolo c'è magari Dio che sta chiamando i ragazzi? Sì, certamente mi capita, e soprattutto in questo ultimo periodo mi è capitato molto spesso di parlare con alcuni giovani desiderosi di approfondire la loro conoscenza con il Signore. Anzitutto quello che riscontro, no, dalla loro voglia di pienezza, di felicità e di gioia. Sappiamo bene anche che San Giovanni Paolo II ci ricordava che quando noi desideriamo la felicità, la pienezza e la gioia, è Cristo che cerchiamo. E quindi questo desiderio è pieno di incontrare il Signore, lo riscopro in tanti giovani. Le difficoltà e gli ostacoli ovviamente ci sono, i giovani hanno bisogno di sentirsi amati, sentirsi accompagnati e condotti verso il Signore. Mi capita, e sappiamo bene che la vocazione è unica e ripetibile, e la vocazione si interseca con la propria persona, la propria storia e anche il proprio carattere, ma ovviamente ci sono alcuni indizi che ci riconducono a quella che è la vocazione di consacrazione. Indubbiamente nasce dal confronto con la persona, che può essere un sacerdote, un religioso, una religiosa, e questi indizi sono il profondo bisogno di Dio, e quindi quello che riscopro nei giovani è questa sete di Dio, no? Questo bisogno profondo di essere coinvolti con la sua storia, e quindi anche da questo coinvolgimento con il Signore nasce questa unione, la preghiera, il distacco in un certo senso da quello che appaga i giovani nel nostro tempo, purtroppo anche come false illusioni. E quindi questi sono dei piccoli indizi che riconducono a quella vocazione, ma anche il desiderio di pregare, appunto, di stare col Signore, di alimentare questo rapporto, no, con Lui, e diventa un segnale indispensabile. Ciò che io consiglio sempre è fare un cammino e costruire questo cammino proprio sulla parola di Dio, che è fondamento per la nostra storia, quindi, per il nostro rapporto col Signore. Potremmo dire anche che gli ostacoli non sono veri ostacoli, ma sono degli incentivi oppure dei campanelli, sì, di allarme oltre i quali poter intraprendere, ecco, un serio cammino di discernimento. Sicuramente. Chiara, qui, no, è una delle giovani, ecco, che tu ti sei ritrovata anche ad ascoltare, a indirizzare anche, no, in quello che è il cammino di discernimento. La tua esperienza, Chiara, in questo cammino, no? Il discernimento per fare proprio chiarezza della chiamata del Signore, come è avvenuto per te? In me è avvenuto quando ero fidanzata, perché la mia vita è stato un continuo, una continua ricerca di Dio. Però quando pensavo di aver trovato l'uomo della mia vita, mi sentivo sempre più sola. Dentro di me cresceva questa inquietudine e mi chiedevo perché. Cioè, ho tutto, ho un ragazzo, studio che sto per terminare, famiglia che mi vuole bene, però mi sentivo sempre più sola. E da lì mi sono posta in ricerca, cioè ho fatto proprio, guidata anche, accompagnata dal mio padre spirituale, e la mia vita si è totalmente stravolta, cambiata, perché il mio cuore desiderava un amore più grande che solo Cristo può dare. E questo tu l'hai capito anche grazie proprio
a questa capacità di metterti proprio in ascolto con il Signore grazie anche alla preghiera. Sì. E per aggiungere a quello che tu hai detto, vorrei insieme con voi, ecco con te, anche ascoltare quello che il Papa dice, un Dio a portata di cuore, no? La familiarità con Dio può sciogliere in modo soave, dice il Papa, i dubbi e le paure. Ascoltiamo quello che dice il Papa. Andiamo con qualcosa di tristezza, qualcosa brutta nel cuore, no? Discernere cosa succede dentro di noi non è facile, perché le apparenze ingannano, ma la familiarità con Dio può sciogliere in modo soave i dubbi e i timori, rendendo la nostra vita sempre più ricettiva alla sua luce gentile. Secondo la bella espressione del santo John Henry Newman, i santi brillano di luce riflessa e mostrano nei semplici gesti della loro giornata la presenza amorevole di Dio che rende possibile l'impossibile. Si dice che due sposi che hanno vissuto insieme tanto tempo volendosi bene finiscono per assomigliarsi. Qualcosa di simile si può dire della preghiera affettiva. In modo graduale ma efficace ci rende sempre più capaci di riconoscere ciò che conta per con naturalità come qualcosa che sgorga dal profondo del nostro essere. Stare in preghiera non significa dire parole, parole, no. Stare in preghiera è aprire il cuore a Gesù, avvicinarsi a Gesù, lasciare che Gesù entri nel mio cuore e ti faccia sentire la sua presenza. E lì possiamo discernere quando è Gesù o quando siamo noi con i nostri pensieri, tante volte lontani da quello che vuole Gesù. Chiediamo questa grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore. Come un amico parla l'amico. È una grazia che dobbiamo chiedere gli uni per gli altri. Vedere Gesù come il nostro amico più grande, il nostro amico fedele, che non ricatta, soprattutto che non ci abbandona mai, anche quando noi ci allontaniamo da Lui. Lui rimane alla porta del cuore. E no, io con te non voglio sapere nulla, diciamo noi. E lui zitto rimane. Rimane lì, a portata di mano, a portata di cuore. Perché lui è sempre fedele. Ieri abbiamo celebrato la solennità di tutti i santi e il Papa, abbiamo appena ascoltato, ha detto che i santi brillano di luce riflessa. Ecco, richiama anche questo vostro gruppo che prende il nome proprio di Scintille di Luce. E Scintille di Luce per noi sono proprio i santi, nostri amici personali, nel nostro cammino personale proprio di incontro con il Signore. A te Daniele voglio chiedere questo, c'è un santo particolare a te molto caro, ecco, che ti aiuta in questo tuo rapporto con il Signore? Sì, prima mi è venuto da sorridere perché è stato nominato San Giovanni Paolo II, è lui, perché anche se diciamo non è un santo storico, ma è molto vicino a noi, per me rispecchia quella figura del santo che non è una persona lontana da noi, inarrivabile, quindi come concetto di santità abbiamo quel modello impossibile da imitare. No, tutti siamo chiamati alla santità. E San Giovanni Paolo II è stato un uomo prima di essere santo. Quindi è questo che mi accompagna, cioè mi fa sperare e mi fa seguire un esempio di uomo forte. Si parla tanto di chiesa in uscita, sì, il santo è colui che sta sulla strada, che capisce qual è la propria croce e non dice di no, la affronta. Quindi è bello per me vedere la figura di santo, un santo che è stato uomo, che è stato appunto, non perché gli altri non siano esistiti realmente, umanamente, ma lo sento vicino perché è stato come un nonno. Infatti tante volte
mi chiedono se avessi potuto incontrare San Giovanni Paolo II, non gli avrei detto nulla, ma lo avrei semplicemente abbracciato per sentire appunto il silenzio di cui parlavamo prima, no? Per ascoltare quello che un abbraccio può darti, l'abbraccio di un santo. Daniele, non so se può farti invidia questo che sto per dirti, ma io ho avuto la fortuna proprio di incontrare Giovanni Paolo II e di abbracciarlo. Ecco, e oggi ti posso dire, magari lo faccio in quel gesto che ho fatto, c'eri anche tu. Ecco, lui riceve questo abbraccio da parte tua e sono sicuro che ti custodisce in questo cammino verso il sacerdozio. Ma la vocazione è anche vocazione matrimoniale e oggi davvero abbiamo con noi Carmela Catello. Abbiamo ascoltato proprio il Papa attraverso proprio questo pensiero sulla preghiera dire che quando si prega si assume questa connaturalità con il Signore. Voi come coppia, ecco, avvertite questo, avvertite questa connaturalità? In che cosa pensate di sentirvi come coppia, come sposi, simili anche a Dio? Come è cambiato, ecco, il vostro pensare comune nella volontà di Dio? Se la preghiera vi ha aiutati proprio a camminare in questa crescita spirituale come coppia? Di questo, quando a volte ci siamo trovati in disaccordo su alcune scelte da fare, è bastato veramente metterci in silenzio, invocare proprio la presenza di Dio e soprattutto chiedere aiuto a Lui per aiutarci a mettere nei panni dell'altro, tipo io nei panni di mio marito, cercare di capire bene il suo punto di vista, e da lì siamo riusciti entrambi poi soprattutto ad essere connaturati con i sentimenti di unione del Signore. In queste situazioni a volte ci siamo trovati proprio a sperimentare questa unione con il Signore, mettendo insieme i nostri punti di vista e cercando di trovare un accordo sulla scelta da fare. Ma la preghiera può e deve liberarci anche da una falsa immagine di Dio, afferma il Papa, questa falsa immagine che si può insinuare in ciascuno di noi, e cioè quella di un Dio che non vuole la nostra felicità. Ascoltiamo le parole del Papa. È significativo che il primo miracolo compiuto da Gesù nel Vangelo di Marco sia un esorcismo. Nella sinagoga di Cafarnao libera un uomo dal demonio, liberandolo dalla falsa immagine di Dio che Satana suggerisce fin dalle origini, quella di un Dio che non vuole la nostra felicità. L'indemoniato, di quel pezzo del Vangelo, sa che Gesù è Dio, ma questo non lo porta a credere in Lui. Dice infatti: «Sei venuto a rovinarmi». Molti, anche cristiani, pensano la medesima cosa, che cioè Gesù possa anche essere il figlio di Dio, ma dubitano che voglia la nostra felicità. Anzi, alcuni temono che prendere sul serio la sua proposta, quello che Gesù ci propone, significhi rovinarsi la vita, mortificare i nostri desideri, le nostre aspirazioni più forti. Questi pensieri fanno talvolta capolino dentro di noi. Che Dio ci chieda troppo, abbiamo paura, no? Che Dio ci chieda troppo, che non ci voglia davvero bene, e così. Invece, nel nostro primo incontro abbiamo visto che il segno dell'incontro con il Signore è la gioia. Quando io ho una preghiera, dove incontro il Signore, io divento gioioso, ognuno di noi diventa gioioso, è una cosa bella, no? Invece la tristezza o la paura sono segni di lontananza da Dio. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, dice Gesù al giovane ricco.
Purtroppo per quel giovane alcuni ostacoli non gli hanno consentito di attuare il desiderio che aveva nel cuore di seguire più da vicino il maestro buono. Era un giovane interessato, intraprendente, aveva preso l'iniziativa di incontrare Gesù, ma era anche molto diviso negli affetti. Per lui le ricchezze erano troppo importanti. Gesù non lo costringe a decidersi, ma il testo nota che il giovane si allontana da Gesù triste. Chi si allontana dal Signore non è mai contento, pur avendo a propria disposizione una grande abbondanza di beni possibili. Gesù mai costringe a seguirlo, mai. Gesù ti fa sapere la volontà che è tanto, per lui con tanto cuore ti fa sapere le cose, ma ti lascia libero. E questa è la cosa più bella della preghiera con Gesù, la libertà che lui ci lascia, no? Invece quando noi ci allontaniamo dal Signore rimaniamo con qualcosa di tristezza, qualcosa brutta nel cuore, no? Chiara, abbiamo paura che Dio ci chieda troppo, afferma il Papa. Perché queste resistenze, secondo te? Ecco, da dove pensi abbiano origine queste resistenze al Signore? Io credo che purtroppo noi giovani, in modo particolare, abbiamo un'immagine di un Dio padrone, di un Dio che possiede la nostra vita. E quindi i giovani certe volte dicono no, io voglio fare quello che io voglio. E quindi mettiamo da parte Dio, quando in realtà dovremmo ricordarci che Dio è padre, quindi è un papà che ci ama, accoglie tutti noi, tutti i giovani che siamo suoi figli per quello che noi siamo, e lui stesso rispetta la nostra libertà, come ci ha ricordato il Santo Padre. E poi il Papa anche sottolinea sempre questo aspetto della gioia. Se non c'è la gioia nella vocazione francescana, non c'è vocazione, no? E la gioia è il sintomo che le paure sono state abbattute. Non so, Maria Rosaria, tu sempre hai questa caratteristica, ecco, proprio di avere questo cuore aperto all'ascolto dei giovani. Quindi tante volte tocchi con mano le paure dei giovani. Sì. Ma se dovessimo un po' elencarle, secondo te, quali sono le più grandi paure dei giovani? Sì. Penso che, diciamo, la gioia è un aspetto fondamentale dell'essere cristiano, e come ci ricordava anche il Santo Padre, è un aspetto che ci rende testimoni credenti e credibili, e anche questo diffonde l'amore del Regno di Dio su questa terra. Ascoltando i giovani, soprattutto nel contesto odierno, difficile, dove Dio è stato messo da parte, dove non si percepisce più la bellezza dell'incontro col Signore, quello che percepisco nell'ascolto dei giovani è talvolta chi ha indirizzato la propria vita verso il Signore si riscontra con una società dove vengono piuttosto emarginati, messi da parte, quindi le paure che loro affrontano è quelle di essere emarginati, la paura di non essere compresi, di non trovarsi in un contesto familiare, e soprattutto quello che riscontro, hanno tanto, tanto bisogno di sentirsi amati. E penso che la gioia anche deriva da questa consapevolezza di sentirsi profondamente amati da Dio, e così di conseguenza di poter amare come Lui vuole. E penso che anche la nostra testimonianza può essere una buona ricetta per aiutare i giovani a seguire il Signore. Quindi la testimonianza credibile, più che le parole, i fatti. Giovanni, a te vorrei chiedere anche questo, perché collegandomi anche a quello che ha detto Suor Maria Rosaria, no, l'amore. Quando si parla di amore, di essere amati, si sperimenta la libertà, e il Papa anche ha parlato proprio di questa libertà. Di quale libertà oggi c'è bisogno, secondo te, per poter vivere pienamente la vocazione e nella preghiera sperimentare questa libertà? Allora, sicuramente la libertà di cui abbiamo bisogno in una società come la nostra è un po' la libertà di pensiero, la libertà di scegliere secondo i propri pensieri, secondo il proprio cuore,
diciamo che siamo in una società in cui la libertà risulta un po' difficile, risulta un po' complicata, perché per tanti giovani, almeno ecco nel contesto in cui mi trovo, vedo che a volte è più semplice seguire la massa e quindi scegliere con il pensiero degli altri che fare la differenza, scegliere secondo il tuo cuore, secondo il tuo pensiero. E quindi vedo che, diciamo, ecco, io tra virgolette ho avuto il coraggio di scegliere, ecco, se posso dire, secondo il mio pensiero, secondo il mio cuore, no? O meglio, secondo il cuore di Dio. E mi piace sempre pensare che, sempre più che pensare, ecco, riflettere su quella frase, no? La verità vi fa liberi. E, è proprio una delle tante sfide che ho lanciato alla Madonna è stata proprio questa. Io sono tuo figlio, nella mia povertà ti ho incontrato, tu dimostrami di essermi madre e dammi anche la capacità di essere, ecco, un figlio libero, libero di pensare, libero di scegliere e non un figlio che si fa condizionare dal pensiero o dalla situazione che sta vivendo. E il Papa ha anche citato questo episodio famosissimo, proprio una delle pagine più famose a livello vocazionale, dell'incontro con questo giovane che viene chiamato giovane ricco. Ecco, si parla proprio della ricchezza. Daniele, tu hai fatto la tua scelta di seguire il Signore e certamente avevi nella tua borsa delle ricchezze che ti impedivano proprio di seguire Lui, no? Secondo te, noi lo sappiamo, i giovani non possono dirsi ricchi, se intendiamo per ricchezza, ricchezza materiale, no. Però ci sono altre ricchezze. Quali potrebbero essere, secondo te, ecco, secondo la tua esperienza, le ricchezze dei giovani che impediscono oggi ai giovani di seguire il Signore o di ascoltare anche la voce del Signore che li sta chiamando? È bello questo, la parabola del giovane ricco. E se mi piace raccontare che l'estate scorsa sono stato ad Assisi per un prediscernimento e la prima tappa è stata nel luogo in cui San Francesco si spogliò di tutto ciò che aveva davanti al papà, davanti a tutti, per seguire il Signore. Quindi sono pronto io a spogliarmi della mia ricchezza, quindi prima individuarla, qual è questa ricchezza di cui devo disfarmi per seguire il Signore. E ad oggi mi sento di dire un po', parlando appunto da giovane, che una nostra ricchezza di cui è difficile disfarci potrebbe essere il materialismo. Vivendo in una società dell'apparenza, dove se non hai la macchina da 30.000 euro non puoi uscire, credo che dobbiamo annullare questa convinzione che l'avere, quindi l'avere materiale, possa renderci migliori rispetto agli altri. La più grande ricchezza, appunto, secondo me, come diceva Giovanni, è l'avere la verità di noi stessi. Allora possiamo anche avere zero soldi, zero case, ma con quella ricchezza possiamo vivere la nostra vita. In questo San Francesco è stato maestro. Grazie, grazie davvero di cuore, parole davvero cariche di esperienza. E io do spazio alla pubblicità e ci rivediamo subito dopo per i saluti finali. E siamo ritornati di nuovo qui in diretta per un'ultima domanda. Ecco, Suor Maria Rosaria, la voglio fare proprio a te. Tra le espressioni che oggi abbiamo ascoltato del Papa, una che mi ha più impressionato è proprio questa, no? Il potere della preghiera, dice il Papa, è quello di smascherare le tentazioni. E una di queste tentazioni è che la volontà di Dio non sia per il nostro bene. Ecco, in questo momento vorrei che ad ascoltarci fossero tantissimi giovani. Ecco, è un giovane in modo particolare, ascoltando un tuo consiglio, possa davvero trovare uno spiraglio di luce per la sua strada e la sua scelta vocazionale. Secondo te, ecco,
quale può essere una delle più grandi tentazioni che un giovane potrebbe trovare come impedimento per seguire la volontà di Dio? Anzitutto penso che una grande tentazione è quella di non sentire questo bisogno di Dio e quindi, come ci ricordava Daniele prima, anche questa tentazione di proprio essere diciamo presi dalle ricchezze e quindi dal materialismo, dalla confusione, e quella tentazione che potrebbe mancare è proprio mettersi in questo ascolto, no, del Signore, e di creare proprio questa relazione cuore a cuore col Signore per poter riscoprire quello che Dio vuole da noi. E quindi anche quel messaggio che voglio lanciare ai giovani è: Dio è gioia, cercatelo e troverete la pienezza. Grazie. Ed ora vorrei, ecco, concludere con i saluti. Ecco, ringrazio voi ragazzi, Giovanni, Carmela, Catello, Daniele. Grazie per essere intervenuti oggi, per aver dato, ecco, la vostra disponibilità del vostro tempo prezioso. L'opportunità. Vi aspettiamo qui direttamente proprio in studio, magari un'altra volta, per condividere e continuare questa nostra chiacchierata. E poi voglio ringraziare te, Chiara. Grazie. Ecco, augurarti davvero un cammino di santità. E grazie a te, Suor Maria grazie Rosaria, per il tuo sorriso e per le tue parole illuminate. Ed ora, ecco, voglio dare spazio ancora una volta a Dario Reda, con il suo spazio della parola ai giovani. Dario ci commenta la pagina evangelica di Luca, il capitolo 20, in cui i Sadducei pongono a Gesù la questione della risurrezione dei morti. E Gesù risponde loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Ascoltiamo il commento alla parola della domenica da parte di Dario Reda, mentre a tutti quanti voi, ecco, rinnovo l'appuntamento con questo spazio, la parola a Francesco e ai giovani, per la prossima settimana. A tutti quanti voi una buona serata e buona settimana. Ciao ragazzi, leggevo qualche giorno fa un articolo dove venivano intervistati dei cristiani e si chiedeva loro: credi nella risurrezione? Solo il 20% ha risposto di sì, cioè l'80% non crede nella risurrezione pur dicendosi cristiano. Un po' come quelli: sono cristiano ma non vado a messa. Ok. Il brano di oggi è molto attuale proprio per questo. Quanti ne conosco di materialisti anche al giorno d'oggi? Si parla di Sadducei, i materialisti al tempo di Gesù. Non credevano nella risurrezione. E quanti ancora oggi pensano che la vita inizi con il parto, finisca con la morte fisica del corpo? E passano il loro tempo ad accaparrarsi cose, a possedere persone. Questi Sadducei seguivano la legge della Torah, i primi 5 libri della Bibbia, e nel libro del Deuteronomio si parlava del levirato, unico modo per non essere dimenticati dopo la morte, non credendo nella risurrezione. Serviva una discendenza per essere ricordati, per non cadere nell'oblio. E i Sadducei usano questa legge del levirato per incastrare Gesù, per metterlo con le spalle al muro, lui e i farisei, che in una cosa, cioè questa, erano d'accordo: la risurrezione. Gli presentano una situazione assurda. Una donna sposa 7 fratelli, da nessuno di loro ha un figlio, muore anche lei, e dopo la risurrezione, di chi sarà moglie? Che problemi. Gesù non risponde alla provocazione dei Sadducei, o meglio, cambia piano. Da una risposta su un livello completamente diverso.
e questa sua risposta alla mancanza di credo nella risurrezione mi lascia due aspetti che vorrei lasciarti oggi anche a te. Il primo è che chi vive da materialista come i Sadducei lo fa capire anche nel modo in cui parla. Avete fatto caso? I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito. Chi vive da materialista, chi vive pensando che la vita inizi con il parto e finisca con la morte fisica del corpo, utilizza tutti aggettivi di possesso, tutte parole che riguardano io ho, è mio, mia moglie, la mia ragazza, prendo marito, prendo moglie. In spagnolo addirittura non si usa te amo per dire ti amo. Esiste, ma non si usa quasi mai. Si usa sempre te quiero, ti voglio. Ma che amore è? Gesù mi insegna che la risurrezione vuol dire viverla, vuol dire vivere da risorti. Vivere da risorti vuol dire vivere in questo costante flusso di amore. E questo flusso di amore non mi porta più a possedere le persone, ma ad accoglierle. Tanto che anche nel rito del matrimonio cristiano prima si utilizzava la parola prendere, ora per fortuna l'hanno cambiata in accolgo come mia moglie, accolgo come mio marito. Questo flusso d'amore che è il vivere da risorti mi permette di accogliere con amore chi il Signore vorrà mettermi accanto, lasciare andare con amore chi se ne vorrà andare. Lo stato di amore permane. Non si sentiranno più frasi come sono stato insieme 10 anni con quella ragazza, poi l'amore è finito e allora ci siamo lasciati. Non ci si lascia perché finisce l'amore. Ci si lascia perché l'amore non c'è mai stato. E il secondo punto, che questa alta definizione di resurrezione del vivere da risorti che il Signore ci lascia oggi, è una consolazione enorme, totalizzante. Quando pensiamo a dove saranno i nostri cari, dove sarà la mia nonna, dove saranno i miei amici che hanno lasciato sì questo mondo. Il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Che bello questo richiamo all'Antico Testamento, risponde con la stessa moneta con cui i Sadducei lo avevano attaccato, l'Antico Testamento, e cita ancora il Pentateuco, come per dire, guardate, ve lo interpreto io come si deve. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, questo per dare una continuità a loro, è il Dio dei vivi, è il Dio di Dario, è il Dio di chiunque vive e sceglie di vivere da risorto. Che bello! E tutti vivono per Lui. I Sadducei avevano paura di essere dimenticati dopo la morte, avevano paura dell'oblio, cercavano la discendenza a tutti i costi. Che bella tranquillità, che bella calma, che appagante gioia che mi dà questa parola oggi, pensare che tutti vivono in Dio. Grazie Signore. Grazie Signore perché ci insegni a vivere da risorto. Ci insegna a non usare più aggettivi possessivi. Nulla è nostro, tutto è un tuo dono. Ci rendi capace di accogliere quello che ci metti accanto e di lasciare andare con amore chi se ne vuole andare, in questo costante flusso di amore che è il vivere da risorto. Grazie Signore perché ci rassicuri che ogni nostro caro, pur non essendo più qui con noi, è nelle tue mani. E buona domenica.